se si pensa che i rifiuti possono essere raccolti presso le proprie abitazioni con una semplice telefonata, ci si stupisce sempre di più che ci siano delle persone incivili che ritengano che sia più opportuno abbandonare i propri rifiuti lungo le strade, addirittura buttarli nei campi in situazioni anche di difficoltà nella raccolta. Questo è un elemento che noi dobbiamo comunque combattere, perché è l'elemento di civiltà della nostra comunità. E mi piace in questo, in qualche modo, contrapporre un'inciviltà dei pochi che si comportano in questa maniera così stupida, se mi permettete la parola, invece alla civiltà e al buon senso e allo spirito di servizio che associazioni come GAIB o come PROGIV stanno mettendo per aiutarci ad andare a raccogliere lungo i borri, lungo le strade e nei boschi i rifiuti che sono stati abbandonati. Tengo anche a sottolineare che queste associazioni che sì fanno queste azioni in maniera volontaria, però poi non possono concludere il proprio servizio, perché questo sarà in qualche modo poi preso in carico da Alea, che ritira rifiuti. L'anno scorso sono stati ben 8.000 euro che è stato speso per poter poi dare una destinazione ai rifiuti raccolti, e tutte queste spese naturalmente vanno poi a ricadere su tutti. Per cui l'amministrazione comunale si sta impegnando per poter combattere questi abbandoni attraverso le telecamere, attraverso l'azione dei vigili, degli ispettori ambientali. E io mi auguro che possa anche aumentare quel controllo di civiltà che tutti i cittadini possono fare nel segnalare episodi di abbandono, così che possono essere repressi. Perché soltanto a questo punto, attraverso la repressione e attraverso le giuste ammende e anche nel caso opportuno le denunce penali, noi si può andare a cercare di sconfiggere questo fenomeno.